Grazie, grazie Francesco. Buonasera a tutti. Siamo arrivati a quello che per noi oggi è il nono appuntamento con Be History, la nostra rubrica degli eroi del calcio.com in partnership con Be Style. La rubrica appunto con la quale ormai stiamo passando in rassegna parecchie delle squadre. Dobbiamo arrivare a 20, siamo appunto alla nona puntata a tutte le squadre della Serie B. L'appuntamento odierno lo dedichiamo alla Cremonese. E lo faremo anche in questo caso con un amico degli eroi del calcio. Voglio dare il benvenuto ad Alessio Superti. Eccolo. Buonasera, buonasera Federico, buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. Grazie, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Allora, noi, come dicevo, abbiamo il piacere di avere un grande collezionista della Cremonese. La sua collezione ci sono oltre 200 maglie. Ha già organizzato molte mostre anche con la società e gestisce una pagina dal nome davvero particolare, bello, che dà, come dire, il senso delle imprese, le imprese quelle che vengono fatte sui campi di calcio, valorose, vestigia grigio-rosse è il nome della pagina, dove appunto mostra la sua collezione. Allora Alessio, partiamo subito, partiamo di quella che è appunto la tua squadra del cuore. E dai colori che insomma no, ti accompagnano da quando sei bambino, e partiamo proprio dai colori perché i colori della Cremonese non sempre sono stati quelli che vediamo oggi, non è così? Esatto, no? Infatti la Cremonese nasce nel 1903, è una delle più vecchie società calcistiche d'Italia. All'inizio non si praticava il calcio, si praticava il ciclismo, il podismo, addirittura i pesi si facevano. A portarlo a Cremona, 9 anni dopo, fu Antonio Scamoni, che era stato un vero pioniere del football degli albori, fece parte addirittura dell'organigramma di Milan e Juventus quando erano appena nate. E all'inizio, come hai detto tu, i colori sociali non erano il grigio-rosso, ma erano il bianco e il lilla. Il grigio-rosso arrivò solamente l'anno dopo, nel 1913, con la classica casacca a righe verticali, che poi è rimasta fino ai giorni nostri, ecco. Ecco, allora infatti proprio vediamo il contributo numero uno che ci hai portato, che è questa foto appunto della Cremonese nel 1912 con quei colori, ovviamente è una foto in bianco e nero, ma vi assicuriamo che i colori sono quelli che dice Alessio, cioè il bianco e il lilla. Potete vedere infatti che questi erano i primi colori. Mentre come diceva poc'anzi Alessio, nel 1913 per la prima volta, e vediamo la foto numero 2, per la prima volta invece vengono adottati i colori grigio-rosso. Allora, e queste appunto sono le foto che ritraggono questi momenti. Allora, Alessio, siamo partiti con i colori e non si poteva non parlarne. Cominciamo invece un altro viaggio che è quello attraverso la tua collezione, che ovviamente hai portato per noi stasera. Abbiamo scelto, hai scelto una selezione rispetto a quelle che sono le tante maglie, abbiamo detto oltre 200 che tu hai. Partiamo da quella che è la più vecchia, no? La stagione 64 o 65, la foto numero 3, eccola qua. Esatto. Narraci questa maglia che è splendida. Niente, la maglia da 64 a 65, la Cremonese militava in Serie C, è la maglia più vecchia che abbiamo trovato, probabilmente una delle più vecchie che ci sono in giro, e le strisce erano un po' più esili di quelle che siamo abituati a vedere, il logo societario era fatto alla buona e la lana era veramente molto molto pesante. Come si dice da noi, passa gnanna cultelata, ecco, non passava neanche una coltellata. Bellissima questa espressione. Rende davvero, beh sì, delle maglie davvero, davvero pesanti che insomma rispetto ai tessuti, no, a cui siamo abituati oggi, elastici, che non fermano la corsa, ma anzi si allungano, insomma un altro film, insomma. Andiamo avanti, abbiamo ancora un'altra maglia, qui siamo nella stagione 72-73. Sì, esatto. La Cremonese militava ancora in Serie C. Questo è un tipo di maglia che verrà usata spesso negli anni sia precedenti che negli anni a venire.
Questa in particolare era la maglia di Aristide Guarneri, campione del mondo con l'Inter, vice campione del mondo con l'Italia a Messico 70. Venne a chiudere la sua carriera calcistica gli ultimi 2 anni e mezzo come capitano proprio nella squadra della sua città. Ecco, lui era della provincia di Cremona. Ecco, volevo pregare la regia se può tornare sulla maglia quella precedente, perché notiamo come sono diverse, esatto, le righe, no? Queste qui sono molto fine, mentre se torniamo sull'altra vediamo che invece sono molto più corpose, no? Quindi sono meno, ma più corpose. Allora, andiamo avanti nella stagione 77-78. Cosa ci hai portato? Una maglia particolare, perché poi adesso ci dirai anche di chi è. O di chi era? Sì. Oh, è andato un attimo via la linea. Bene, questa ecco, qua ci è... adesso. Perfetto. Allora, questa è quella del campionato 77-78, cremonese, che militava in Serie B. Si tratta della maglia di Cesare Prandelli, prima della sua carriera nella Juve. In quegli anni erano molti i giocatori che sono poi passati dalla Cremonese alla Juve. Ricordiamo tra Prandelli, Bodini, Cabrini, anche Marocchino, e praticamente anche lì il grigio rosso è una lana abbastanza pesante, che il numero, erano numeri irregolari in pannetto, sono maglie che si vedono solo nell'epoca, ecco, forse per quello che sono anche più preziose e anche molto belle, hanno un fascino molto particolare. Allora vediamolo Prandelli con questa maglia, eccola qua, la maglia che abbiamo visto poco fa. Alessio, continuiamo questo viaggio nella tua splendida collezione, arriviamo alla stagione 83-84 e qui c'è una maglia molto diversa da quelle che ci hai fatto vedere fino adesso, non fosse altro perché è proprio dei colori diversi. Esatto, ho scelto questa maglia perché forse quella della partita più importante nella storia della Cremonese e del giocatore simbolo di quella squadra. È infatti con quella maglia lì che Gianluca Vialli portò per la prima volta la Cremonese in Serie A. È stata lanciata in curva a fine partita ed è rimasta in un cassetto fino a pochi mesi fa, ecco. Finché non sei arrivato tu in quel cassetto? più o meno dai. Ottimo, e qui abbiamo anche qua in questo caso un'immagine, eccola qua, di Vialli con questa bellissima maglia. Andiamo avanti, arriviamo invece in una stagione che è la 87-88, se non vado errato. Sì, esatto, Cremonese in Serie B. Allora diciamo che dopo quella partita Vialli venne ceduto alla Sampdoria e in cambio prendemmo Alviero Chiorri, che è il giocatore più amato di sempre a Cremona per il suo genio, la sua sregolatezza, ed è un po' il passaggio di testimone fra numeri 11. Questa in particolare è una maglia da trasferta dell'87-88, e è una delle più belle secondo me, nella sua semplicità. Molto bella davvero. Andiamo ad una maglia molto particolare, una stagione molto particolare, perché qua, eccolo qui, siamo nel 92-93, è una maglia con la quale si alza una coppa al cielo. Sì, la Cremonese, promossa in Serie A, va a vincere la Coppa Anglo-Italiana nel vecchio stadio di Wembley, quello per dirci, quello con le due torri, ancora prima che venisse demolito per far posto al Wembley moderno. E la Cremonese va a vincere la Coppa Anglo-Italiana dopo solo il Milan come squadra di club che erano riuscite a vincere in quello stadio. Fu il periodo più dorato per la squadra, che l'anno dopo arrivò addirittura non in Serie A. La maglia in particolare vediamo è quella di Capitan Verdelli, Corrado Verdelli. Benissimo. Beh, sei stato preciso, veloce, ci hai fatto rispettare i tempi, grazie, perché ci hai fatto peraltro vedere, insomma, entrare in quella che è la tua collezione, un viaggio davvero nella storia di questa società. Allora, noi abbiamo anche, ecco, beh, un momento bellissimo questo, immagino. Allora, noi abbiamo una domanda per te da studio, Ilaria. Eccoci. Ciao, buonasera. Buonasera, Ilaria.
Ciao Alessio, ciao Federico. Innanzitutto Ciao. complimenti per la tua collezione. Io volevo Grazie. chiederti se tra tutte le maglie che hai c'è una tua preferita o comunque una alla quale sei legato in maniera particolare. Sì, allora, sicuramente è la maglia dell'annata del 2000, dove la Cremonese era sull'orlo del fallimento. Fu salvata solamente da una colletta messa su dall'allora DS, purtroppo compianto. Scusate, ma Erminio Favalli, a cui è stata intitolata la curva della Cremonese. La maglia è questa qua, annata 2000. Numero 24. Sì, la diede Romano Mantovani. Sono affezionato a questa squadra perché con i ragazzi che formavano quella squadra lì, d'altronde erano tutti giovani perché abbiamo dovuto iscrivere la squadra dalla primavera. Erano quasi coetanei nostri, avevamo un rapporto molto stretto con loro. Addirittura ricordo che quando noi andavamo a giocare partite di calcetto, c'erano alcuni di loro che venivano a vedere noi. Direi che sì, davvero. Sicuramente la Cremonese a cui ho voluto più bene negli anni. Bene, poi questi racconti insomma fanno, come dire, ci fanno far pace con un calcio che probabilmente non esiste davvero più, anche se lì stavamo già nel 2000, ma insomma queste vicende appunto di frequentazione mi viene da dire, no? Cioè tra una squadra che rappresenta una città con le persone che poi invece la domenica sono sugli spalti a tifarle, a soffrire per loro e poi vedere viceversa che loro vanno a vederti mentre giochi con gli amici a calcetto, credo che sia una grande, grande cosa. Incredibile. Alessio, io ti ringrazio, ci hai fatto davvero passare Grazie qualche minuto particolare. Grazie davvero e a voi. Grazie a voi. do la buonasera e buon proseguimento con la trasmissione. Grazie a tutti.